I tre mascettini.
volentieri! Ti dico che questo non è il modo corretto di educare un bambino! E io ti dico che questo bambino è mio e lo educo come mi pare e piace! Questo non è il modo corretto di nutrire un bambino! Sì, forse hai ragione, ma questo è ciò che il mio bambino preferisce mangiare! Oh, a quanto pare il mio bambino è scappato! Visto? Ho ragione io! I bambini non scappano se le mamme li trattano come si deve! I tre moschettieri. Te l'ho detto, non è sufficiente nutrire un bambino. Devi anche insegnargli a leggere, dipingere e cantare. E io ti ho detto che nutrire un bambino è la cosa più importante. Un appetito per la lettura. Beh, ha letto abbastanza. Piccolo mio, è il momento di mangiare. Poi da bravi ce ne andiamo a letto a fare un riposino. E poi mangiamo di nuovo. Che succede? La mamma ha lavorato duramente per prepararti da mangiare e tu non lo vuoi. Allora dimmi che cosa vuoi. Capito! Sì, diventeremo i tre mascettieri! Oh. Orso, possiamo farlo? Evviva! Sì, possiamo! Diventeremo subito i mascettieri! Ci lasceremo mai. I nemici spariranno in un baleno quando ci vedranno con la spada in mano. Cappa, guanti e stivali, la piuma sul cappello c'è. Coraggiosi e leali moschettieri a me. Dobbiamo decidere chi è D'Artagnan.
Orso sta aspettando. Sì, hai proprio ragione. Grazie. Ci chiameremo i moschettieri del re. Dove sono i regali? E che fine ha fatto il quarto moschettiere? Probabilmente a combattere per tutti noi. Presto, andiamo ad aiutare il nostro amico! Salve, signori! Per caso avete visto passare un moschettiere? Lo avete visto? E che cosa è successo? Diteci! Un vero eroe, non sbagliamo nulla. Lei mi diceva: devi fare questo, devi fare quello. Signore, se non vuoi assaggiare le nostre spade, lascia quel mascettiere. Moschettieri coraggiosi siamo. Ti riconoscerai ed il nostro motto presto imparerai. Tutti per uno, uno per tutti. Al galoppo, all'attacco, tempo più non c'è. Che bel colpo, che successo. Arrivo con il treno del mattino. Tua cugina Dasha. Per favore, non fare tardi. Oh. Una cugina di troppo. Oh, c'è un altro che sarà felicissimo di conoscerti. Orso, vieni, c'è una persona speciale. Orso. Aspetta qui. Vado a cercarlo, torno subito. Orso! Fa come se
se fossi a casa tua. Io torno subito. La mia cuginetta Dasha. Visto Dasha, Orso non si regge in piedi dalla felicità. Buon viaggio!
Orso, perché non ci presenti? Oh, sei davvero molto educato. Puoi chiamarmi semplicemente Masha. Questo posto? E che ne pensi del nostro clima? Guarda il paesaggio a destra, guarda il paesaggio a sinistra. Mi dispiace, ma ora la strada ha un po' di buche. Oh, benvenuto nella nostra casa! Video molto divertenti? Devi solamente cliccare qui e...
iscriverti al nostro canale. Ricordati di cliccare sulla campanella per ricevere tutti quanti i nostri aggiornamenti. Ok, devo andare. Ehi, Orso, aspettami!